Il 25 gennaio, presso la sede della Fondazione Astrea, si svolgerà all'interno della sede della Fondazione Astrea un convegno dal titolo I rapporti tra società civile, politica, mondo dell'informazione e professioni legali. È un modo per ricordare, per omaggiare la figura del giudice Rosario Livatino, e soprattutto per dare il via ai lavori della scuola notarile e di magistratura della Fondazione Astrea, il cui modo di operare si ispira proprio al pensiero del giudice Livatino. Sarà un'occasione importante sicuramente per la Fondazione Astrea, ma credo per la Calabria tutta, perché finalmente ci sarà anche in questa regione la possibilità di ottenere una formazione di eccellenza per chi vorrà intraprendere una professione legale, quindi vorrà diventare magistrato, notaio o avvocato. Parlavo in occasione dell'inaugurazione della sede calabrese della Fondazione Astrea di evitare i cosiddetti viaggi della speranza, no? Quindi di dover andare da parte dei ragazzi calabresi necessariamente fuori, a Napoli, a Milano, a Roma, per poter frequentare un corso che consentisse loro di sperare perlomeno nel superamento di un concorso, bene, in magistratura o di superare il concorso notarile. Oggi questa opportunità la si avrà anche qui in Calabria, direttamente qui su Catanzaro, dove potranno ovviamente arrivare allievi da tutte le parti della regione. La strutturazione del corso di preparazione per il concorso notarile e quello di magistratura in particolare si articolerà in un biennio con una frequenza che sarà ogni settimana, dal lunedì al giovedì, per 6 ore al giorno, quindi la possibilità di confrontarsi con docenti di altissimo livello, di discutere, ecco, le sentenze, di discutere i casi giurisprudenziali e quindi avere veramente una importante speranza, un'importante opportunità di diventare notaio, magistrato e anche avvocato.